Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, buonasera, buongiorno, quello che è, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torna YouTuber Steam, ritorno di Coppa Italia contro la Roma. Ricordiamoci che l'andata abbiamo vinto ben 5-1 con una partita sensazionale. E oggi dobbiamo ripeterci, bisogna perlomeno passare in tranquillità senza subire niente. Non dico 5-1, ma una vittoria tranquillissima, si può benissimo fare. Turnover sicuramente, perché chiaramente il risultato lo permette. Turnover con tanti nuovi giocatori in campo e con una conferma, il modulo, il 4-3, o il 4-2-3-1, scusate perché sono ancora rimasto al vecchio modulo, il 4-2-3-1, quel modulo che ha dato tante soddisfazioni nell'ultima partita. Ovviamente vediamo se anche questi giocatori sono adatti a questo modulo e se Ciccio Graziani confermerà il modulo anche per le partite che seguiranno. Io direi che possiamo semplicemente iniziare. Via! Eccoci, eccoci, eccoci allo stadio olimpico, sensazionale come sempre, è uno stadio bellissimo, credo che sia quello vero in realtà, in teoria sì, da come si presenta. Ecco le squadre in campo, in bianco la Roma e in nero praticamente, nero rosso più o meno, YouTuber Steam, quindi le due casacche di trasferta per un discorso cromatico. Stadio pieno perché sì, nonostante tutto l'appoggio dei tifosi della Roma è molto presente, nonostante chiaramente ci sia un bel po' di gap tra il punteggio dell'andata e quello complessivo. Attenzione, inizia la Roma, che si schiera più o meno simile all'andata, con qualche forse cambiamento. Molto più cambiata chiaramente YouTuber Steam. Florenzi 24 c'è De Frel titolare al posto di Shaarawy perlomeno adesso. Attenzione, va via De Frel, indietro per Elsha, per Florenzi, scusate. Cross in mezzo, una buona guardia, Milo che impensierisce. Dzeko parte contropiede per NDV, il calcio si vive. Palla a terra da solo, NDV supera uno. Adesso un po' chiuso. Perfetto per Sportivo del Salotto che prende i posti di Gnocchi da tre quarti. Va via Sportivo, si gira. Sportivo, il tiro. Fuori di poco. Bella occasione di Sportivo che gioca molto simile, c'è da dire, a Kinoshi. Diciamo che più o meno sono lì lì i giocatori, forse un po' più gracilino. Sportivo del Salotto, ma i movimenti sono molto simili tra i due. Ecco perché Ciccio Graziani ha scelto di mettere nella posizione di Kinoshi. Credo che voglia continuare con questo tipo di trequartista che mette insieme un po' di fisico, vuol dire agilità, velocità con la tecnica. Attenzione a Dzeko che è da solo contro Pentos. Rete. Vantaggio della Roma che riduce la distanza. Il punteggio è andato, ancora manca ancora molto, chiaramente perché 5-1 e 1-0 ancora un po' pochino. Però attenzione perché questo inizio potrebbe dire qualcosa e quindi facciamo molta attenzione alla Roma che non vuole, che non si perde d'animo, ecco. Qua errore della difesa che anticipa troppo prima il giocatore, poi vabbè, chiaramente qua Sim si perde quella montagna di Dzeko che è più di 1,90 m, guardiamo le differenze di altezza, sono abbastanza evidenti. C'è proprio un gigante, guardate che no, Sim, che sono 20 centimetri buoni quelli. Va bene, dai. Ripartiamo e vediamo di fare qualcosa di buono, di pareggiare, perlomeno portare a casa quel risultato là. Attenzione, con Sportivo, che la dà subito a lui, al nostro NDV, Nicolò, attenzione. NDV passa via il cross in mezzo per Felix, ma deviazione della difesa. Palla Florenzi che può partire. Pellegrini. Possesso palla della Roma, chiaramente il gioco lo fanno loro. Anticipa, ce la fa, football. Solo mondo. Cambia tutto cercando NDV. Dietro per Milo. Sportivo. NDB Sportivo Peppone anticipa, bravissimo. Sportivo. Ah, perde Sportivo, vediamo se non ci arriva. Bravo Dzeko che fa anche un lavoro di creazione di gioco, chiaramente. Sappiamo che è una punta un po' atipica, cioè una prima punta ma molto molto generosa, ecco. Ecco la Roma. Nainggolan la apre per NDB si fa saltare tutti, vabbè. Direi che è fuori, palla per YouTuber Steam, palla al portiere. Oggi Pentos tra i pali, dopo la prima partita, nonostante sembra una partita quella contro Roma, sbaglia, ma è Monava.
Dacci che ha beccato il palo. E nonostante farci giocare la Roma, cioè i romanisti all'interno, ma essendo un'open sfida, ho scelto anche di fare turnover per farli rifiatare, visto che comunque erano stanchini alcuni di loro. Attenzione. Sbaglia, non so cosa ha fatto già il Felix, ma riprende la palla, già il Felix. Felix, Felix, prendi V. Per poco NDB non faceva il gol. Non importa, 1-0 Roma YouTubers Team. Per ora, ovviamente, tutto pende a favore di YouTubers Team. Però, chiaramente, facciamo molta attenzione. Tornano ovviamente negli spogliatoi i giocatori. Qui le statistiche. Le guarderemo a fine partita perché adesso dicono poco. Ci vediamo fra pochissimo. Rieccoci. Già il primo cambio per YouTubers Team che mette in campo Kermit Special al posto di Avesimo. Avesimo un po' spaesato nel primo gol, evidentemente un po' la stanchezza l'accusa, quindi Kermit Special forse darà un po' più di fisico. Vediamo come andrà la difesa adesso con lui in campo. Ricordiamo che Kermit Special è Juventino. Attenzione a Roma in possesso palla. Un po' di buca a centrocampo. Diciamo che il 4-3-1 è buono finché girano tutti. Quando c'è un po' di smarrimento da parte del generale, tutti insomma perdono un po' la sua efficacia. NDV, sportivo. Per Jay Felix che è sulla destra. Jay Felix dietro per NDB. NDB, buona azione, attenzione cross in mezzo per Sportivo. Poi il contropiede con Pellegrini della Roma. Dzeko. Dzeko. Pellegrini. Kolarov sulla sinistra, una delle azioni più forti della Serie A. Però, appunto per questo, c'è NDV che è ancora più forte. Attenzione NDV che parte in contropiede. NDV parla al piede, non si... li supera tutti praticamente. C'è solo Fazio, che è una montagna anche lui, che gli prende la palla, ma è calcio d'angolo. Bene NDV, bella cavalcata sulla destra di NDV. Leomina. Sì, della battuta. Adesso è un calcio d'angolo di Leomina. Cross in mezzo, non arriva e non ce la fa nessuno. Forse è rimessa al fondo, calcio d'angolo, vediamo. Riguardiamo Leomina, una bomba in mezzo. L'ha beccata, non ho capito neanche chi l'abbia beccata. No, NDV l'ha beccata, quindi credo che sia rimessa dal fondo. Sì, così. Riparte la Roma, intanto con Nainggolan. Sempre Dzeko, che ormai è il perno di questa squadra. Sì, Kermit Special gli fa un giro giro tondo intorno. Peppone bravissimo, che prende la palla. Tra l'altro la differenza dell'altezza è abbastanza visibile, tra i due. Sportivo cerca e non trova Felix, che però prende la palla perché si addormenta la difesa e si addormenta anche lui. Si addormentano un po' tutti in questa fase di gioco. E qua c'è un abisso, c'è El Shaarawy che è da solo. Milo Bruschi bravissimo che chiude. Milo Bru Peppone Milo fallo su Peppo. Peppone culone che cade, mi c'è una mano grande come una casa. Vabbè, qua è Pepo che fa un po' di... Tra l'altro tipo sembra Davide Golia, gigante. Attenzione, Pentos che la dà subito a Leomina, il nostro canterino di squadra. Carmi... Sì, vabbè, ma qua c'è un fallo da... Ma oh, ma sono pazzi. Dagli un cartellino solo giallo. Beh, già è andata bene. Cartellino giallo dopo... Cioè, due falli, secondo me, ma l'ultimo era proprio cattivo, di stizza, guardate. Riguardiamo. Questo, cioè, che roba è? Vabbè, lasciamo perdere. Football parte, la passa subito al suo compagno Carmi, difensore, che fa un numeraccio di fisico. Tra l'altro, quello giocatore là ha messo le balle. Credo che sia, è Under forse. Solo mondo. Sportivo. Il cross no, è fuori gioco. Fuori gioco, ancora 1-0 per la Roma. Roma che in realtà adesso si è un po' addormentata. Ma anche YouTuber Steam, non scherzo in quanto a sonnifero. Quindi la Roma sta tenendo un risultato che non gli può andare bene. Però YouTuber Steam, sì, nonostante sia una sconfitta per ora. NDV, dopo il passaggio brillante di Peppone, NDV, qua c'è un fallo. Io volevo il fallo, non l'ha dato perché c'è Peppone che fa un Maradona della situazione. Stare in tema Napoli. Sì, beh, più o meno Maradona, diciamo che di Maradona adesso non va per nulla. Non importa, Milo Bruschi è top. NDB. Sportivo per Peppone. Peppone di... Oh mio Dio, il primo gol di Peppone. Il primo gol... Peppone non ci crede.
Quasi quasi mi emoziono io per Peppone. Peppone azzurro, cuore azzurro, che si fa la cresta perché non si sa. Che emozione, il capitano di questa partita, Peppone con direzione, non importa, l'importante è che Peppone abbia fatto gol. Aspettavo da mesi, da quando è iniziato, guardate, quando il cavolo, non importa, il gol è suo perché la palla andava, sta andando di porta comunque come direzione. Quindi il gol è stato affidato a Peppone. Riguardiamo il tiro un po' tipo timido, di destro, cioè, boh, davvero non importa. Grandissimo Peppone, felice per te, il primo gol del capitano, vice capitano, che si fa la cresta, vabbè, questo non so perché. Ricomincia 1-1, quindi può anche essere. Ecco, infatti, soddisfatissima YouTuber Steam per un doppio punteggio positivo, andata e ritorno. Beh, 5-2 complessivo, anzi 6-2 complessivo, è una cosa veramente strabiliante. Desolati i romanisti, sconsolati. Ed ecco qua le statistiche tra i fischi dei romanisti, che vabbè, chiaramente prendere 6 gol e farne solo 2 per una squadra come la Roma, diciamo che è un po' pochino. YouTuber Steam per una squadra che ha vinto la Champions League. È la squadra rinnovata, quindi ancora più forte rispetto a quella compagine che ha vinto tutto in Europa. Ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Spero che siano emozioni nuove con YouTuber Steve. Ciao!